Allora, diciamo, quello che sintetizza tutto è il Non hai fatto mai di risposto a questa scrivere domanda, vero? mai, no, mai, non me l'hanno mai fatto. Classico, uguale banale per te. No, no, ma No, non è no, è che banale. proprio non è Non è banale per banale, te. però appunto è una domanda che mi fanno sempre, diciamo, la cosa più sintetica a cui si può, con la quale si può rispondere è scrivere da soli, scrivere con gli altri. La letteratura è scrivere da soli, stare da soli con se stessi. A me quasi sempre, nel 90% dei casi, capita di scrivere cinema con gli altri, e stare con gli altri significa condividere questa creatività. Anche se scrivi da solo nel cinema, dopo devi avere a che fare con altre persone, ed è come essere dei cantanti solisti e invece suonare in un gruppo. Sono due cose simili ma completamente diverse. In effetti è così, la differenza sostanziale è che è un lavoro di squadra e più delle volte in sceneggiatura, che quindi c'è tutta una serie di problemi retorici che non hai quando lavori per il cinema e costruisci una sceneggiatura, lavori per la messa in scena, quindi non hai quell'attenzione maniacale alla parola e soprattutto perché non sei solo, quindi tutta una serie anche di piccole psicosi, di piccoli tic, sei costretto a perderli in vista di un lavoro di gruppo. Ed è un gran bell'esercizio di scrittura, anche perché ti allontana da una. Diciamo da una solitudine, da una forma di emarginazione in cui uno che scrive soltanto libri tende un pochettino ad isolarsi, a rimbecillirsi. Fare un film ogni tanto fa bene anche la tua scrittura, ti aiuta a pensare anche alla costruzione dei tuoi libri in maniera, come dire, meno solitaria proprio, no? Quindi è un fatto molto salutare per me, penso anche per te, no? Sì, a me piace molto. No, io rispondo facilmente perché il mio libro è proprio un libro scritto per dire non ci si può sempre rivolgere al passato per salvarsi dal presente, ma anzi il presente va vissuto nello stesso modo in cui quelli del passato hanno vissuto quello che per loro era presente. Quindi credo molto che il passato non è e non deve essere una salvezza, perché non solo è una salvezza, poi diventa anche una giustificazione. Il presente vale quanto ogni altra epoca si è vissuti o hanno vissuto gli altri. Sì, anche perché oltre a quello che diceva Francesco, secondo me c'è anche un altro pericolo, che questo ha a che fare diciamo, col tema della memoria, no? E io non credo che noi quando ricordiamo siamo completamente sinceri. Io credo che il passato sia anche un rimescolamento di cose, una selezione più o meno in buona fede che facciamo, no? E quindi il presente è più attendibile, è sicuramente più attendibile, e va vissuto con. Forse con maggiore senso di responsabilità, perché rispetto a quello che è stato possiamo essere, siamo più liberi di mentire. Qui e subito è un po' più difficile. Ma per quello che mi riguarda è essenzialmente un modo di cercare di guardare innanzitutto a me stesso e quindi senza infingimenti a riconoscere i miei limiti, le mie debolezze e quindi. Come dire, raccontare anche il disagio, l'imbarazzo, la difficoltà di volta in volta di stare nei ruoli che la vita ti assegna, perché non è semplice, né? Non è semplice essere marito, essere padre, essere scrittore, essere, è molto complicato, cioè, stare veramente bene nei propri panni è difficile. Io cerco di raccontare questo imbarazzo, questo disagio e probabilmente il personaggio viene di qua. E così è una naturale predisposizione a guardare le cose da un punto di vista, non dico leggero, ma ironico, autoironico, ed è una naturale propensione anche a guardare la vita, a guardare tutto questo dentro la vita quotidiana, dove il senso delle cose già si compie completamente.